perché il mondo non tollera la divinità di Cristo, non tollera l'annuncio del Vangelo, non tollera le beatitudini. E così la persecuzione con la parola, le calunnie, le cose che dicevano dei cristiani del primo secolo, le diffamazioni, il carcere. Ma noi dimentichiamo facilmente, ma pensiamo a tanti cristiani anni fa nei campi, nelle prigioni, dei nazisti, dei comunisti. Tanti, per essere cristiani, anche oggi, ma oggi siamo un po' con più cultura, non ci sono queste cose, ci sono. E io vi dico, oggi ci sono più martiri che nei primi tempi della Chiesa. Tanti fratelli e sorelle nostre che danno testimonianza di Gesù, offrono la testimonianza di Gesù e sono perseguitati. Ma non posso avere una Bibbia. Sono condannati perché hanno una Bibbia. Non possono portare il segno della croce. E questa è la strada di Gesù, ma è una strada gioiosa, perché mai il Signore ci prova più di quello che noi possiamo portare. La vita cristiana non è un vantaggio commerciale, non è un fare carriera, è semplicemente seguire Gesù. Ma quando seguiamo Gesù, succede questo. Pensiamo, se noi abbiamo dentro di noi la voglia di essere coraggiosi nella testimonianza di Gesù, e anche pensiamo, ci farà bene a tanti fratelli e sorelle che oggi, non possono pregare insieme perché sono perseguitati. Non possono avere il libro del Vangelo o una Bibbia perché sono perseguitati.